Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. In collaborazione con Se lo spettacolo è la tua passione, affidati ai professionisti. Scegli Casting Call. Il tuo successo è a portata di click. Scaldando, chi scalda un po' la voce, vedi chi, chi un po' le corde delle chitarre, no, tu non hai bisogno di scaldare nulla perché no, sei già pronto. Io no, assolutamente sono già molto caldo, tanti dei miei amici questa sera fare questo spettacolo in un locale storico per me, che io l'ho inaugurato nel 1994 con Ringo, con Paolo Maldini, io frequentavo l'Hollywood e questo locale qui, Lollapalooza, l'ho inaugurato io con tutti questi amici, per cui stasera ci sono tornato per fare questo spettacolo molto ma molto volentieri, molto contento e speriamo di divertirci, ma sicuramente ci divertiremo. Lei me la lasci qua, lei rimane qui, la nostra allora, bella... Posso presentarti? No, aspetta, aspetta, facciamo un attimo, aspetta, prima di presentare il gruppo, che è importante. Il repertorio tu spazierai negli anni 70-80. Sì, esatto, inizia prima la mia band con dei ragazzi straordinari, adesso sembrano dei deficienti, ma non sono dei deficienti. Intanto presentiamo lui che è più caldo. Chi è lui? Flavio Scopaz, bassista. Ciao Flavio. Ciao, ciao. Ma è vero che il giro di basso è quello che dà il tempo a tutta la band? No, assolutamente. No, assolutamente. No, no. Lui è uno dei più grandi bassisti italiani, ha lavorato più di 20 anni con Ero Ramazzotti, adesso lui fa il timido, però infatti, esatto, poi sentirete dopo durante la trasmissione, vedrete come suoneranno questi ragazzi. Infatti io sono mica un cretino, gioco col Barcellona, non gioco con col Casalecchio, tu hai preso gli assi. Poi abbiamo no, Stefano, vieni qua un secondo. Noi abbiamo il leader del gruppo, che io sono un leader aggiunto nel leader. Il leader è lui, è che vi spiega un po' chi sono gli altri. Allora, guarda, lì. Allora, qui c'è il mio socio, guarda, socio sano, Flavio Scopaz. Ci siamo, Flavio Scopaz, basso. E lì adesso lì possiamo indicarli. Allora teniamo il primato del batterista più bello d'Europa, che è Diego Scaffidi. E abbiamo invece direttamente da Palermo Andrea Montalbano, il padre, vi giuro, e fa il commissario di polizia, il vero commissario Montalbano. Siamo i noi per voi. I noi per voi, mi piace questa cosa, voglio dire. Ma insomma, lei ti voleva. Beh, lo devo dire io. Devo dirmelo io. Signore e signori, Stefano Signoroni. Dillo anche te, Stefano. Signoroni. Stefano Signoroni. Grazie. Ecco, vabbè, abbiamo fatto una bella presentazione. Insomma, questo come recuperato. Insomma, lei ti voleva chiedere una canzone dedicata a tutte le donne. Chiedere il mio numero di telefono. No, lo facciamo dopo di nascosto, non possiamo dire solo. C'è mia moglie qui, quindi. C'è la moglie, quindi. Noi scherziamo. Noi scherziamo. Siamo a Milano, voglio dire, mi consente. Mi consente. E voglio dire, queste cose a volte, E allora dico. Ci dedicherà una canzone a tutti noi, ci canterà qualcosa di. Perché no? Io dedicherò tutte le mie canzoni ai ragazzi che sono qui ad ascoltarmi. Tutto il mio repertorio è quasi tutto italiano, musica anni 60, 70 di Battisti, Rita Pavone, e c'è un po' di tutto, divertente secondo me, dai. Bene, allora noi poi, e sono qua per far cantare e ballare un po' tutti. Gli amici. Sì. Noi intanto riprenderemo lei un po'. Lei rimane qua con me a ballare. Lei rimane qui a ballare. Insomma, allora. Lei rimane qui con te. Esatto. Intanto presentiamola per bene. Lei esatto, è Natalia, che è la testimonia di un concorso straordinario che è Miss e Mister Europa. E quindi voglio dire, non è che è poco. No. Hai una testimonia. Direi proprio di no. Guarda qua. Molto carina e molto simpatica, perché secondo me
le persone, sia gli uomini che le donne, vanno giudicate per la loro simpatia e la loro spontaneità. E lei è molto spontanea e molto simpatica. Grazie mille. Bene, allora cosa posso dire? Da questa postazione, Milano, siamo qui nel cuore di Milano, al centro di Milano. Allora, nella Movida di nella Milano. Movida di Milano, un locale storico, Lollapalooza, che dire, Ugo, facci sognare. Va bene, vediamo, ci divertiamo molto, vedrete. Okay. Noi balleremo su un Va bene, ciao tesoro. Allora dai, qui abbiamo tutto, i drink, vedo la musica, gente, ma di solito anche a parte queste serate cos'è che fate voi? Facciamo serate sulla falsa riga del Coyote Ugly, i barman salgono sul bancone, intratteniamo le ragazze. Allora facciamo una cosa, tocca stare qui, faremo un drink, facciamo un bellissimo brindisi, cosa mi prepari di buono? Fai te allora. Che potrei rimetterci il cuore. Beh, pare che questo drink sta venendo favoloso. Mi viene già la voglia di berlo. Tue labbra, ma voglio te. Dopo questo bellissimo drink che hai fatto, io penso che comunque meritiamo un brindisi a questa serata. Salute. Ci vediamo dopo allora. Ciao. Ma bella come sei. Si può rischiare, c'è chi mi dice lasciala dove, ha solo spine quella rosa. Dovrei fermarmi e non pensarti più, però per me sei troppo bella, bella da dimenticare, non mi fai più respirare. Ti posso chiedere una cosa? Come hai fatto? Come? Non riusciamo a capire perché questo uomo qua non vuole iniziare a lavorare. Come no? Ugo! Iniziamo a lavorare. Cosa iniziamo a fare? Beh, a parte tutto questo ti vorrei chiedere come hai fatto a far tutto questo, diciamo, questa serata, tutto completo. Tutto io. Hai fatto tutto te? Lui, mi sono innamorato di lui su Facebook. L'ho voluto conoscere, ho detto voglio venire a fare una serata a Lollapalooza, ci siamo conosciuti e adesso sono qua. Beh, penso che comunque te sei contento che lui che sta qua. O no? Guarda, Ugo è un personaggio spettacolare, infatti tempo una settimana siamo riusciti a montare uno spettacolo. Quindi adesso no, aspettiamo solo lui. No. Lo spettacolo lo devi ancora vedere. Beh, comunque guardo che con tutta la gente che c'è qui, lo spettacolo è anche questo. Manca il tocco, diciamo, che è tuo. Siamo l'artefice. L'artefice. Vedrete cosa succederà. Beh, dai. Hanno mangiato, stanno benissimo loro. Va bene, adesso iniziamo a fare di tutto. Dai, vedrete un po' nella trasmissione. Cosa succederà a Lollapalooza il mercoledì sera? E succederà probabilmente tutti i mercoledì sera. Ragazzi, Milano Movida a tutti i mercoledì ci sarà uno spettacolo. Beh, con loro, dai, pericolo no, su. Sicuramente sarà così. Beh, allora noi facciamo una cosa, che noi ci saremo qui, vi seguiamo comunque anche altri mercoledì e vediamo a divertirci tutti insieme, che alla fine questo è Milano. Numero uno, altro che Roma. Allora, vabbè, Milano è tutto. Ciao, grazie. E poi sia quel che sia, bella, bella che mi fai morire. Tutti innamori di me, io non resto.
grazie per averci chiamato. Nel continente nero. Ci hai portato in un locale che tu gestisci, non solo questo, ma anche altri della movida milanese. Nello specifico di Corso Como. Corso Como, perché voglio dire, Corso Como. Tanta roba. Siamo i locali più noti di Milano, quindi voglio dire, Corso Como e dire tutto. Certo. E allora questa serata dedicata a Ugo Conti, che ovviamente ci racconterà. Sì, grandissimo artista. Grande, grandissimo, che avete visto prima. Ma noi vogliamo sapere un po' le novità dell'inverno di questo locale, che è un pub restaurant. Lollapalooza è aperto innanzitutto da 18 anni e ha fatto, diciamo, si vuole, un locale che ha fatto veramente la storia di Milano. È nato come pub, tuttora è un disco pub. Appunto, la gente può venire piacevolmente a bere qualcosa e semplicemente, appunto, avendo una serata piacevole anche in compagnia, sia in coppia che per i single. È un locale che accontenta tutte le esigenze dei clienti, dal single fino alla coppia proprio. Quindi allora qui al Corso Como, in Corso Como, in Corso Como, dove c'è di tutto e di più. Sì, diciamo di tutto e di più, locali alla moda, certo, c'è tendenza, bella gente, la movida, bella gente, belle, certo, donne, belle, bellissime, ragazzi, donne, bellissime donne, anche bellissime ragazze, anche bellissime ragazze, bellissime, polivalente appunto la cosa. Perché devono arrivare da te a Lollapalooza? Guarda, le devo dire la verità, non è che arrivano da noi per un motivo, arrivano da noi semplicemente perché pensiamo di essere un locale di quelli che garantisce appunto di avere una serata piacevole, e ci distinguiamo dalla massa perché non siamo né una discoteca né il classico pub normale. Noi siamo quella via di mezzo appunto che unifica entrambe le cose. Tra un ristorante e un pub? No, ristorante no, pardon, non siamo ristorante. Oggi è stato un evento caso, organizziamo eventi, ma noi non facciamo ristorante generalmente. Quindi chiariamo questa cosa. Quindi voi siete pub. Esatto, è un disco pub, esattamente. Disco pub. Esatto, dove non c'entra nulla con il ristorante, a parte ovviamente gli eventi, quando arrivano artisti del calibro di Ugo Conti, si organizza qualcosa di più carino. Però normalmente è un disco pub appunto che accontenta tutti. La musica è commerciale, revival, c'è un po' di tutto. Quindi accontentiamo tutti a 360 gradi. Facciamo, diciamo, agli amici a casa un prossimo evento che vedranno fine novembre. Prossimo evento www.lollapalooza.it sul sito, ovviamente. Non svegliamo mai nulla in anteprima. Allora, abbiamo il gusto della sorpresa, altrimenti. Guardiamoci un po' queste immagini. Grazie. A lei, buona serata. Sia a moi va gli altissimi negri. Oh, ogni tre passi, oh, ogni tre passi, facciamo sei metri. Quando le donne spingiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore, siamo i battussi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i battussi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'Aligalli, Aligalli, Aligalli.